Buongiorno, intanto benvenuti, vi ringrazio della presenza, pochi ma buoni dico io. Mi chiamo Alessio Fattori, sono il vicepresidente della Commissione Finanza e Imprese dell'Ordine di Roma. Abbiamo avuto il privilegio di organizzare insieme ai colleghi qui presenti oggi questo convegno su temi innovativi, direi io, quindi fintech, criptovalute e blockchain. Vuole essere un modo per aprire un po' gli occhi su questo nuovo mondo che sta entrando, ci è passato sotto il naso recentemente, ma non tutti ne hanno saputo cogliere le opportunità e le potenzialità. Presento i nostri ospiti che ringrazio per essere qui oggi, sono l'avvocato Pedretti che è il fondatore di una società che si chiama Ispear, che fa appunto sviluppo di tecnologie che utilizzano il blockchain, e il fondatore di Ethereum Italia. Abbiamo il nostro Gianluca Comandini, che è docente di web e social marketing presso l'Università La Sapienza di Roma, e vicepresidente dell'Assobit, quindi l'associazione che possiamo dire tutela il mercato e diciamo dei Bitcoin. Il collega Walter Ventura, anche lui un dottore commercialista, membro della commissione dell'ordine, che ci presenta un caso pratico di una quotazione di una criptovaluta che sta seguendo personalmente. Io faccio una breve introduzione su questi temi e poi lascio loro la parola. Allora aspettate un minuto, diamo il benvenuto al nostro collega, il professor Gambino, farà parte anche lui del nostro convegno, docente di diritto commerciale civile. Un minuto, ti lascio il posto, presento i colleghi, ti lascio il palcoscenico. È presidente dell'Accademia Italiana di Codice Internet. I temi interessanti, fintech e criptovalute, temi che sono stati alla ribalta negli ultimi mesi, ribalta mediatica direi, grazie alla risalita dei valori dei bitcoin che hanno toccato i 16.000 euro, oggi sono riscesi, che però hanno aperto un po' un faro su quelle che sono queste nuove tecnologie e quelle che possono essere le loro utilizzazioni. Tendenzialmente sono associate ai campi delle transazioni finanziarie, tant'è vero che le banche sono le istituzioni che più di altre e per prime si sono interessate all'implementazione di queste tecnologie e al loro sviluppo. Basti pensare che tre colossi come UBS, Santander e Deutsche Bank si sono messi insieme per creare una piattaforma blockchain da utilizzare per le transazioni finanziarie. Perché questo? Il fattore principale è il fattore di carattere economico. Uno studio di JP Morgan ha stimato tra i 65 e gli 80 miliardi di dollari il costo dei back office e degli uffici amministrativi che le banche sostengono per far girare il mondo delle transazioni finanziarie. E sempre questo studio ha ipotizzato che l'utilizzo delle blockchain per la gestione delle transazioni finanziarie potrebbe portare risparmi di 20 miliardi di dollari l'anno appunto in capo alle banche. Ecco perché i principali istituti di credito si stanno attivando, tant'è vero che la piattaforma tra queste tre banche che vi ho citato dovrebbe essere operativa proprio entro il 2018. Alcune banche americane, se non ricordo male, stanno portando avanti questa iniziativa. La Citigroup con la moneta che si chiama Citicoin, poi mi correggerete, e la stessa JP Morgan e la Goldman Sachs. E il tema che però volevo mettere sul tavolo poi per aprire il dibattito con i nostri colleghi è quello che non soltanto il mondo bancario e finanziario è interessato all'utilizzo di queste piattaforme, ma ci sono una miriade di settori che saranno coinvolti, per non dire forse travolti, dall'arrivo delle blockchain. Io vi ho fatto un elenco che adesso spero di potervi mostrare. Si legge qualcosa? Sì. Dove vi ho rappresentato quelli che sono i settori che sono interessati.
che sono appunto il pagamento della presentazione sarà così sì, hai ragione. F5 siamo sui blockchain qua ma ancora sotto sinistra questo qui c'è lì qua però no giù in basso ah qui sotto ok quindi parliamo primo settore pagamenti e trasferimenti di denaro quindi possibilità di trasferire in modalità sicura e quasi istantanea piccole somme e poi su questo il nostro avvocato Pedretti ci darà delle specifiche importanti. Cyber security, quindi possibilità di proteggere i dati aziendali da hackeraggio e tentativi di manomissione. Scuola e mondo accademico, un altro settore che si sta affacciando prepotentemente sull'utilizzo di queste tecnologie perché per autenticare i titoli e certificati accademici e quindi anche le università stanno implementando questi strumenti basati appunto sulla tecnologia dei registri distribuiti per assicurare trasparenza della gestione dei certificati accademici e per la trascrizione delle lauree e dei diplomi, quindi anche l'impatto che può avere questo tipo di tecnologia per partecipare ai concorsi pubblici senza fare mille file per avere il diploma di laurea, il diploma di liceo, le specializzazioni, in un minuto si ottengono tutte le certificazioni. Voto elettorale, blockchain come strumento per la selezione, il monitoraggio e il conteggio dei voti in modo specchiato, soprattutto in modo istantaneo, senza possibilità di manomissione. Leasing e compravendita di automobili, ci sono già delle aziende del settore che stanno sperimentando questa erogazione del leasing in maniera completamente autonoma, lo chiamano premi, firma e guida. Firmi il contratto, firmi l'assicurazione al momento che stai al posto di guida, parti e probabilmente questi sistemi verranno applicati anche alla vendita degli autoveicoli. Vediamo cosa sarà, insomma siamo ormai nel mondo della guida autonoma, probabilmente ci sarà anche il mondo del leasing autonomo, dico io. Musica online, forse questo è il più facile da capire per l'applicazione di queste nuove tecnologie, la gestione dei diritti musicali. Quindi il pagamento e l'accreditamento delle somme direttamente in capo all'autore bypassando tutti gli intermediari. Ci sono già quindi delle start-up, Piltrax, Micelian e YouMusic che utilizzano questo sistema anche per la catalogazione degli autori, degli artisti e dei compositori. Compravendita di azioni, questo forse è il mercato che arriverà per primo proprio perché diciamo ci sono importanti investimenti da parte delle principali banche mondiali per automatizzare e garantire la maggiore efficienza al processo di trasferimento di titoli. Compravendita immobiliare, ci arriveremo? Probabilmente sì. Tracciabilità di tutte le operazioni, velocizzazione delle operazioni legate ai contratti di compravendita, identificazione delle controparti, dettagli precisi del bene che deve essere compravenduto. Quindi anche qui eliminazione di tutte quelle che sono una serie di documenti cartacei che in qualche maniera rallentano questo tipo di transazioni. Assicurazioni, anche qui ci sono dei siti online, Airbnb, Tuja, Wimood, che propongono una microassicurazione per tutelare i clienti di servizi che rientrano sotto il loro ambito, quindi microassicurazioni che non hanno bisogno di un'autorità garante, quindi bypassano tutto il processo intermedio, per piccoli importi ovviamente. Sanità, questo è anche un settore che sarà travolto, come dicevamo prima con i colleghi, dall'arrivo della blockchain applicata al settore della sanità, permettendo appunto a ospedali, alle strutture sanitarie di condividere l'accesso al loro network senza ovviamente compromettere sicurezza e integrità dei dati. E poi a seguire, quindi supply chain finance, archiviazione dei dati nei cloud, lo sport, questo è carino, mi ha attirato la mia attenzione, quindi possibilità attraverso le piattaforme digitali e questi registri informatizzati
per i fan di seguire una propria stella, acquisire una partecipazione finanziaria che può essere rivalutata o valutarsi nel tempo in relazione al rendimento, ai percorsi di carriera e alle prestazioni del campione. C'è questa JetCon Institute che ha fatto una joint venture con la squadra di calcio del Verona. Non so quali possono essere i risultati, però ci possono essere anche magari degli upgrade per quanto riguarda trattamenti VIP, partecipazione a serate, eventi insieme agli sportivi. Carte di fidelizzazione, enti governativi e pubbliche amministrazioni, un altro settore che sicuramente beneficerà di queste nuove tecnologie per il controllo dei pagamenti, per il controllo dei sussidi, tutto il sistema del welfare, delle pensioni. Monitoraggio della competenza di armi, anche questo è un settore che mi ha incuriosito, come è possibile utilizzare queste tecnologie. Per esempio facendo i portali che si collegano con le cartelle cliniche di chi è in possesso di un porto d'armi e in tempo reale capire se ci sono state delle variazioni nel suo stato psicofisico per impedire quindi l'utilizzo di armi. Eredità, questo è un tema che lascio poi al professor Gambino, che approfondiremo successivamente. È vero che ci sarà sempre il problema di capire quella che è la volontà di chi sottoscrive una eredità, però si può eliminare tutto il contenzioso che ci sta prima e dopo, ossia la contezza dei beni che fanno parte dell'asse ereditario. E a seguire altri settori, beneficenza e ONG, è un settore che ha preso molto piede, soprattutto per poter capire tramite il fundraising e le donazioni dove e come vengono impiegati i fondi raccolti. Risorse umane, questa voleva essere quindi un quadro d'insieme per farci capire che non si tratta solo di finanza, non si tratta soltanto di speculazione, ricerca di un facile arricchimento, ma di una tecnologia che sarà al servizio della comunità intera. Possiamo aggiungere che ne parlavamo prima con Gianluca, tutto il mondo dell'arte che verrà rivoluzionato dall'introduzione delle blockchain. Pensiamo ad esempio, tu facevi riferimento prima alla possibilità per l'autore dell'opera musicale di avere i diritti senza alcuna contestazione. Anche nel mondo dell'arte l'autore potrà tra l'altro usufruire nella riproduzione delle sue opere digitali di una fee di cui beneficerà in tutti i passaggi successivi, cosa che oggi evidentemente non è possibile. Così come al contrario sulle opere fisiche già esistenti sarà possibile associarsi e comprare un quadro o una scultura che sicuramente sarebbe inavvicinabile per importo, ed invece sarà possibile effettuare acquisti di questo tipo con questo tipo di tecnologia. Quindi è veramente un qualcosa di trasversale. Bene.